Salve a tutti amici di App Video Review, sono Creed King e oggi andremo a farvi vedere l'applicazione Rage. Andiamo subito a vederla. Abbiamo questa intro iniziale, che ora saltiamo. Allora, avremo quattro pulsanti, come vedete Play, About, Opzione Extra. Allora in Play chiaramente giocheremo una nuova partita. About possiamo vedere istruzioni, crediti, il supporto, eccetera. In opzioni chiaramente andiamo a vedere i controlli, i settaggi possiamo modificare, scusate, la musica, gli effetti, eccetera. Nei controlli possiamo mettere, comunque possiamo settare la sensibilità dell'accelerometro, però più che accelerometro questa è un'applicazione che usa il giroscopio presente nell'iPhone 4. Devo dire che è un'applicazione molto molto carina, perché più che carina, molto bella da giocare. E con una buona giocabilità. Infatti, potremo praticamente muoverci attraverso il giroscopio, quindi muovendo l'iPhone sulle quattro assi, e andare a sparare a degli zombie, che adesso andremo a vedere. Andiamo a vedere gli extra, possiamo per esempio andare a vedere, dovremo aprire il browser adesso. Comunque sono diciamo da quello che ho capito, sono dell'opzionalità, magari dei livelli, diciamo, avanzati o comunque delle cose da comprare. Però noi andiamo a fare subito una partita. Allora, appena premeremo sul play, potremo andare a vedere Bunker, Tenements e Asylum. Per adesso ci sono solo queste mappe. Chiaramente dovremo completare in modalità Easy, Medium e Hard e Nightmare. Allora, qui adesso io, vabbè, ho già iniziato a giocare perché chiaramente era un gioco che dalla descrizione dello sviluppatore mi sembrava abbastanza complesso, però che comunque è molto facile. Qui avremo chiaramente i soldi. E ora per esempio andiamo a fare un livello, per esempio in Tenements, che è il primo livello, potremo avere il tutorial come vedete. Quindi però noi andiamo su Asylum e facciamo play. Allora, sarà abbastanza difficile farlo vedere, nel senso che dovrò girare più spesso l'iPhone per colpire, per eccetera, però ci proviamo lo stesso. Bene, allora la grafica, come vedete, è molto molto bella. Abbiamo questa specie di introduzione, da qua potremo già combattere contro gli zombie. Per esempio, abbiamo diverse armi, che ora vi faccio vedere, però prima volevo farvi vedere nel menu di pausa, così ce lo togliamo subito. Allora, nel menu di pausa abbiamo le opzioni, come nel menu iniziale, possiamo uscire dal livello, possiamo chiaramente continuare. Perfetto, qui abbiamo la velocità aumentata o per spostarci dagli zombie, per ripararci. Come vedete, in questo caso mi sono spostato da un barattolo o qualcosa di ferro che mi aveva lanciato lo zombie. E devo dire che è un gioco che funziona molto bene. Qui abbiamo i soldi che abbiamo guadagnato fino adesso. Qui abbiamo le munizioni, comunque possiamo ricaricare premendo qui. Chiaramente abbiamo un mirino come vedete. E ora mi sposto. E poi abbiamo anche chiaramente il tasto per fare fuoco qui in basso a destra. Qui sopra abbiamo tre armi disponibili. Come vedete, adesso la cambio. Per esempio, abbiamo il fucile a pompa. E abbiamo anche la pistola, vedete, chiaramente servono più colpi poi per ammazzarne uno. Come vedete nel gioco poi a volte compare una mano verde, perché? Perché noi possiamo praticamente raccogliere delle munizioni, dei bonus, eccetera. Adesso vi faccio vedere, per esempio, vedete, io adesso per esempio ho preso health bonus e ammo bonus, che chiaramente ci potranno dare. Ci sono dei bonus che danno colpi, perché ce ne serviranno parecchi, ve lo dico subito, soprattutto per questa mitragliatrice ce ne serviranno veramente tanti, perché si sprecano molto facilmente. Vedete, 10 colpi per ammazzarne uno. Comunque è un gioco che richiede molte munizioni, ecco. Quindi vi consiglio, appena trovate dei bonus, di prenderli assolutamente. Vedete, per esempio adesso ne ho preso uno, basta premere fire, cioè basta premere comunque il tasto per fare fuoco e lo prenderete, dovrà comparire una mano. Bene, andiamo avanti. Devo dire che gira molto bene il gioco, pur essendo di 530 MB, se non sbaglio, va veramente bene. Adesso andiamo qui. Poi, come vedete, praticamente il personaggio si muove da solo, noi dovremo solamente sparare o spostarci o comunque velocizzare, comunque correre con questo tasto qua. Cioè,
Cioè noi dovremo praticamente, cioè vedete, il giocatore si muove da solo, siamo noi che dobbiamo solamente sparare. Faccio sentire un po' la musica. Anche i suoni sono molto belli. Vedete, adesso ho preso i bonus, per esempio, che a volte, per esempio, ti aumentano la forza dei colpi, a volte le munizioni, e ci sono vari bonus. Ricarichiamo, premendo qua, no, adesso solo 5 colpi, comunque. Ecco, la nostra vita è questa qua con questa barra qua. Devo dire che pur colpendoti tante volte gli zombie non ti tolgono molta vita, infatti non sono mai morto da quando ci sto giocando, però diciamo che non, questa cosa non incide sulla bellezza di questo gioco. Infatti come vedete è un gioco veramente molto molto bello. Purtroppo quando si deve ricaricare è un po' il brutto di tutti i giochi, chiaramente, ti colpiscono, insomma. È abbastanza difficile dopo recuperare, però come vedete niente di impossibile. Ora mi hanno sparato, prendiamo la pistola perché c'è lo zombie là in alto. Vedete, mi sono colpito. Vedete, ora togliamo l'audio che non, altrimenti si sente dopo. Allora, dicevamo, questo gioco è veramente, come vedete, molto molto bello in tutti i suoi aspetti, quindi grafica veramente ottima, come vedete molto dettagliata, e anche giocabilità molto molto buona. Per essere un gioco, diciamo, su iPhone, è veramente un ottimo gameplay. Anche per il costo, dicevamo, solo 0,79 centesimi, quindi veramente veramente basso per un gioco del genere, quando invece magari dei giochi, non so, più brutti costano anche di più, quindi bisogna valutare anche quello. Niente ragazzi, abbiamo varie mappe come vedete, cioè come adesso vi faccio vedere, anche se vi ho già fatto vedere prima, però ricapitoliamo un po' tutto, e avremo Asylum, Bunker, Tenements e basta, e poi chiaramente dovremo andare avanti con Medium e fare anche se queste mappe. E niente ragazzi, questo era Rage, come vedete qua sotto, e ci sentiamo al prossimo video. Vi ricordo di seguirci su Twitter, iscrivervi al canale di YouTube qualora non l'abbiate ancora fatto, e di seguirci anche su Facebook. Ciao a tutti!